Buongiorno! Buongiorno Don Domenico, buongiorno a Carlo e Anna Maria, i nostri assaggiatori. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Don Domenico ed io siamo già all'opera oggi perché stiamo tagliando a fettine delle zucchine, vero delle Don Domenico? Sì. E Don Domenico, iniziamo la puntata in allegria perché sarà una puntata allegra. Sì, come tutte le nostre tutte puntate. Le nostre puntate tutte. Sono allegre. Don Domenico, queste zucchine che vengono dal vostro orto, a cosa serviranno? Per fare le zucchine alla scapece. Oh, uno dei miei piatti preferiti, Don Domenico. Un'antica ricetta napoletana, vero? Sì. Le dobbiamo tagliare a fettine oppure a cubettini togliendo magari una parte della polpa. Ma che stanno facendo i nostri assaggiatori? Non una parte della... Guardate! Ma Carlo, ma sono le zucchine... Ma che cosa stai facendo? Carlo, ma che cos'è quell'arnese? Che cos'è? E questo per fare le zucchine, diciamo, a filetto, a spaghetti. Ma le stai temperando? Ma ha sbagliato, Virginia! Ma Anna Maria, ma che cosa sta facendo? Ma io non lo so. Allora, io sapevo che c'era le zucchine alla scapece. Tu non lo sapevi. A me la talpa me l'ha detto e tu guarda che figura. Vabbè, sì, ma... adesso le mie le usiamo per guarnire il piatto. No, ma tu poi mi devi spiegare dove hai preso quel temperamatite per tempera verdure. Questo è un attrezzo utilissimo. è da grande chef. Sì. Don Domenico, l'avete portato voi, un tempera verdure? No, non l'ho nemmeno visto, è la prima volta che lo Incredibile. Vedo. Incredibile. Allora, vabbè... Quindi, Don Domenico, l'aglio va semplicemente quindi tolta la camicia col vostro super attrezzo che adesso è veloce. Quindi mettiamo l'aglio dentro. Poi ci mettiamo un po' di aceto, ci aggiungiamo un po' di olio. Ecco, qui questo sta andando bene, Don Domenico? Benissimo. Ci aggiungo un po' di sale? Un po' di sale. E poi l'ingrediente segreto. E io metterei pure un po' di pepe. Un po' di pepe. Bene. E l'ingrediente segreto che sono? È la menta. La menta. La menta. Foglioline di che mentuccia. Non deve mai mancare nelle zucchine, nelle melanzane. È vero. Poi specialmente nella ricetta delle zucchine alla scapece ci sta benissimo. Allora lasciamo marinare e andiamo a friggere le nostre zucchine. Don Domenico, ecco qua. Io accendo. Tuffiamo le zucchine. Oh... Poche per volta, vero Don Domenico? Voi mi insegnate, se no... Non si possono mettere tutti insieme. Ecco, non si friggono bene. Aggiungetene qualcuna delle vostre, che vediamo la differenza, perché io l'ho tagliate bene questa volta. Benissimo. Mi promuovete? Sì, sì, 10 e lode. 10 e lode. Vediamo un poco, Don Domenico, come sono le zucchine di questi due assaggiatori, perché non ce le portate? Ecco, allora, questo è il lavoro di Anna Maria. Vediamo il lavoro di Carlo. Carlo, facci vedere il tuo lavoro. Noi siamo contenti, bravi, dovete lavorare sempre perché la fatica va. Questi sono i capellini della casa. Ma che è sta cosa? Cioè, per guarnire il piatto. Per guarnire il piatto. Ma lo dobbiamo friggere questo proprio? Sì, così. Crudo. Crudo solo. Crudo. Vabbè, tenetelo da parte. Cioè, anche perché le zucchine si vuole pure crude. Fate finta di sì, fate finta di sì. Allora, questo tipo di verdura è una verdura umile e sincera. Sì. È vero? Io penso si che può non, dire. Non c'è più niente di umile delle zucchine. È no? vero. Crescono per terra, non più umile di queste, no? Però diceva San Benedetto. Sì, bisogna essere umili e sincere. Come no? le zucchine. Sì. Veramente le zucchine sono sincere. Soprattutto perché non fanno male. È vero. No? Quindi ne puoi mangiare quante ne vuoi, no? Sono ricche di proteine, sono ricche di vitamine, ma soprattutto sono ricche di acqua. Devi pensare che oltre il 90% delle zucchine è acqua. È quindi acqua. Fa bene nelle diete. Sì, soprattutto. Quindi non devono anche mai mancare. Anche lesse, con un po' di limone, un po' di aceto. Dicevo che anche crude sono buone, non si possono anche mangiare. Ecco qui. Un po' leggermente dorate, che dite Don Domenico, tolgo? Sì, va bene. In realtà le dovremmo scolare come si fa
su carta assorbente e far togliere il, l'olio in eccesso, l'olio, salarle. Sì. Però siccome la ricetta di Don Domenico... È la ricetta le scoliamo direttamente nel condimento. Quindi voi a casa scolatele prima su carta assorbente, le condite con un po' di sale e poi le mettete in questo bel condimento che abbiamo fatto con aceto, olio, aglio e menta e le foglioline di menta. Don Domenico, vi assicuro che questo è uno dei miei piatti preferiti, quindi vi ringrazio davvero tanto. L'origine è napoletana, vero? Sì, però sono contento che ti piace. Sì, sì, mi piace tantissimo. Gli diamo una bella mescolata e li lasciamo anche insaporire un pochino. Poi magari lo scoliamo l'aceto in eccesso, che dite? Sì. Beh? Chiediamo anche consiglio alla nostra ospite di oggi. Va bene, vediamo una, cosa ne due, pensa, ma quanti sì. Ce ne stanno di ospiti oggi? Io penso che più ce ne sono è meglio. No? Certo, e allora vediamo un po' che sarà. Che sarà, che sarà. Che sarà? Buongiorno! E ben arrivate a Rita e Rossella, Rita Di Gregorio e Rossella Cilento, che vengono da San Mauro Cilento in provincia di Salerno. Quindi due belle campane, siete amiche? Cognate. Cognate, Don Domenico! Cognate! Ah, allora oggi ci sarà veramente da divertirci. Chi delle due cucina? Lei. Cominciamo bene, proprio cominciamo bene, non ci cucina uno. Vabbè, da che cosa iniziamo a cucinare? Prendiamo del vino bianco con sì? Dei rametti di rosmarino. E lo mettiamo a bollire. E va bene, allora come avete visto oggi ne vedremo delle belle. Che sarà, che sarà? A tra poco. Sulla collina come San Mauro Cilento, è vero? Sì. È un paese che sta sulla collina ma strapiombo sul mare, correggetemi. Sì, è a vero? Pochi chilometri, sì. A pochi chilometri dal mare nel bellissimo Cilento, una delle zone più belle d'Italia, è da lì che arrivano le ospiti di oggi. Rita e Rossella, due cognate, Rita Di Gregorio e Rossella Cilento. Tu ti chiami proprio, cioè, casa e bottega, giusto? Sì, sì. Mi confondo, tu sei Rita e tu sei Rossella. Sì. Oggi Don Domenico secondo me ci confondiamo, perché loro non si sa chi cucina, chi non cucina. Allora, andiamo avanti subito con la ricetta di oggi. Perché ci avete detto che dobbiamo scaldare del vino bianco con il rosmarino. Sì. Allora, abbiamo messo del vino bianco e ci metti un po' di rosmarino, sì, perché deve bollire questo vino, giusto? Sì. E vedremo poi dopo per cosa servirà. Vi diciamo subito la ricetta. Ma prima voglio sapere che cosa pensano i nostri assaggiatori delle zucchine alla scapece di Don Domenico. Allora... Io mi sto preparando un delizioso panino con zucchine alla scapece e ho messo anche un pochino di quel croc crudo che ho messo io, che è fantastico. Ha rovinato il piatto, Don Domenico, dire qualcosa, le faceva anche mia nonna, non è possibile. Deve valorizzare il suo lavoro. Ma che c'entra la fetta di pane sopra? Cioè sempre la fetta di pane, deve assorbire l'aceto, se no dopo rimane troppo aceto. E ci hai messo pure quei ghirigori che ti sei temperato. I ghirigori non sono ghirigori, sono proprio artistici fatti apposta, sì, che danno il crocco al piatto. Ma anche il crocco al piatto, ma, Anna Maria. Ma lui si inventa tutto. Ti no, prego, no. Sono nelle tue mani, no, che allora, come sono? Sono molto buone. Solo che forse per me un po' il gusto è forte perché l'aceto è... Io le faccio lesse con un po' di limone, però sono appetitose. Ma lesse con limone non sono alla scapece. No, infatti, Don Domenico, ma io non,
non lo so, uno che ci mette il ghirigoro artistico, l'altra che le fa le secoline. No, allora, voi che venite dalla Campania, come si fanno le zucchine alla scapece? Beh, si tagliano, si friggono e si condiscono con olio e aceto. E menta. Come le abbiamo fatte noi, perciò, giusto? E l'aglio. L'aglio. Sì. L'abbiamo fatte bene. Allora, abbiamo detto che dobbiamo scaldare vino bianco con il rosmarino. Deve bollire, eccolo qui, sta bollendo. E poi si spegne e si lascia raffreddare. A cosa servirà questo composto? Torniamo di qua e ve lo diciamo subito. Stiamo preparando che cosa? Rita, Rossella. Chi lo dice? Chi parla? Che stiamo per preparare? Le zeppole con le acciughe. Le zeppole con le acciughe, piatto tipico della Campania. Da noi si chiamano mazzabotte, da voi come si chiamano, Don Domenico? Da noi sono le mazzabotte con le acciughe. E allora ecco gli ingredienti. Sono super felice di fare le zeppole con le acciughe insieme a loro e insieme a voi. Procuratevi 300 g di farina 00, 200 g di semola, mezzo cubetto di lievito di birra, del sale, acqua, vino bianco, dei rametti di rosmarino, filetti di acciughe salate sott'olio e olio per friggere. Dici tutto quello che stai facendo. E, allora, hai messo 300 g di farina 00. Sì, aggiungo la semola. Fai la fontana e ci aggiungi la semola. Sì. E facciamo una fontana con tutte e due le farine. Sì. L'acqua che usiamo deve essere un po' tiepida. Sciogli un po' il lievito. Giusto? Non è troppo questo, posso scegliere? Sì, sì, sì. Sciogli. Allora, dobbiamo sciogliere il lievito di birra, quindi mezzo cubetto di lievito di birra nell'acqua tiepida. E impastiamo, quindi questo, sì. Questi sono gli ingredienti per l'impasto. Sì. Adesso ci dovete raccontare qualcosa di voi, raccontateci un po' come siete cognate, siete sposate con... raccontateci come arriva questa parentela. Lei è sposata con mio fratello. Ah, hai visto come l'ha detto Don Domenico? Lei è sposata con mio fratello, cioè un vanto. Come si chiama questo fratello così ambito? Pasquale. Pasquale, hai una bella moglie e una bella sorella. Ma chi cucina meglio delle due? Lei. No. Un po' di sale. Senti, ma chi cucina da voi? Voi non vivete insieme veramente in realtà, no? No. Dove vivete? Vicino, a un passo. A un passo, praticamente. In realtà San Mauro Cilento è un paese abbastanza piccolo, quindi voi vi conoscevate già da prima che iniziasse questa parentela? Sì. Perché tu eri bambina quando lei si è fidanzata con tuo fratello, giusto? Sì, ero piccola. Don Domenico, sfatiamo questo luogo comune che vuole che le cognate non vadano d'accordo. Vanno d'accordo queste due, secondo voi? Sì, a prima vista mi sembra che vanno molto d'accordo. Prima vista sì. Sì, perché si accorge subito, no? se loro fingono oppure no. Invece si vede che si vogliono bene. Proprio sincere. Ecco. Ma vi capita di litigare? No, no. Non litigate mai? No, no. No. Vabbè, anche perché se ho qualcosa da dire glielo dico e basta. Ecco, glielo dici proprio in faccia. Davanti. Sì, sì, sì. Così si fanno le cose, giustamente. Ma raccontateci un po', quindi quanti anni avevate quando vi siete conosciute? Quindi tu una ragazza, tu una bambina. 13 ecco, anni. Ecco, quindi proprio una ragazzina. 12-13 anni avevo, ero proprio... Voi siete stati fidanzati quanto tempo con Pasquale? Due anni. Due anni, sì. E vi siete sposati subito. Insomma, vogliamo sapere un po' di fatti vostri. Avete altri fratelli, sorelle, Pasquale e tu avete altri fratelli? Un altro fratello. Ah, e come si chiama? Pierpaolo. Che è sposato? Sì, sì. Quindi c'è un'altra cognata? Sì. E perché non l'avete portata? Facevamo il trio delle cognate. E come si chiama questa cognata? Patrizia. Patrizia, la prossima volta vieni pure tu, perché non si può separare il trio delle cognate. Don Domenico, appoggiatemi in questa decisione. Certamente, l'invito l'hai lanciato, l'invito quindi speriamo che si realizzi subito. Anche perché sennò si offende, ma lei cucina? Come? Cucina pure lei. Sì. La prossima volta quindi le tre cognate non vanno separate.
Signori assaggiatori, voi avete cognati? Andate d'accordo con i cognati? Quanti cognati avete? Una tribù. Tra cognati e cognate sì. sono veramente sì. al completo. Ormai cioè, tra mogli di fratelli. Mogli di fratelli. Sorelle della moglie. Esatto, sorelle della moglie. E moglie del fratello della moglie e lì c'è un intreccio di cognati ma andate d'accordo? Abbastanza quindi che belle queste famiglie italiane così armoniose, tutti d'accordo tutti che e sì, Anna Maria? No, io cognati no e né cognate, siamo pochi più che altro io saluto mia suocera, posso parlare di lei? Certo! È Giuliana che ha 95 anni e la saluto tanto. Che è la mamma di tuo marito Claudio. Che è la mamma di Claudio, e certo. che è meravigliosa, Giuliana! Ti mandiamo un bacione grandissimo, Don Domenico! Anche da parte vostra. Allora, come vedete, la nostra Rita ha realizzato il panetto per preparare le zeppole. Ecco qui, ci vuole proprio pochissimo. Deve riposare? Sì, adesso lo mettiamo in una ciotola e lo mettiamo a crescere. E allora, lo mettiamo in una ciotola, bravo Don Domenico. Deve crescere, deve raddoppiare, vero? Sì. Deve raddoppiare. E io prendo il panetto, il lievito pronto, la pasta lievitata pronta, che è questa. Va bene? Sì, sì, va così, bene. Così sì. può, deve essere? Ma voi quando le preparate queste zeppole, fatemi capire, ci sono dei periodi particolari o è un piatto tipico? Di solito le facciamo il periodo di Natale. Ah. Però ecco, si fanno sempre. Queste sono buone d'estate, sempre. D'inverno, in qualsiasi periodo. Adesso cosa si fa? Prendiamo il vino. Ah, il famoso vino che abbiamo scaldato con rosmarino. Ecco qui, si deve raffreddare, quindi non deve essere ovviamente caldo. E poi? E lo mettiamo. Dita. Senza rosmarino, no? Soltanto si insaporisce con il vino. Sì, ma che è un poco piccola la ciotola. Questo passaggio non lo conoscevo. No, guardate Don Domenico, è fluttuante, guardate assaggiatori, bellissima. Che bello vedere la pasta lievitata, quindi l'effetto che fa, meraviglioso. In realtà dovrebbe riposare un poco, giusto? Sì. Ecco, allora facciamolo riposare giusto un minuto per vedere chi è che ci regala oggi la ricetta del cuore. E guardatelo perché è un ospite veramente speciale. Benvenuti nella mia cucina. Ho pensato di preparare una bella parmigiana di melanzane secondo la tradizione campana, così come mi ha insegnato a farla mia madre. Allora, ho cominciato facendo un primo strato di melanzane. Sotto le melanzane, nel primo strato, bisogna mettere un po' di sugo perché così la parmigiana non si attacca. Allora, sugo, melanzane, parmigiano con altro sugo, mozzarella e basilico, e via via si procede di nuovo mettendo prima lo strato di melanzane e poi si va avanti con il pomodoro e poi si mette la mozzarella e poi il basilico e si procede così fino all'ultimo strato, magari nell'ultimo strato il basilico no, e poi si mette tutto nel forno, il tempo di cottura 20 minuti, mezz'ora al massimo, a seconda di quanto gradiate che sia bruciacchiata la vostra parmigiana. Allora, buon appetito! Grazie per questa ricetta meravigliosa, poi tra l'altro la parmigiana di melanzane piace a tutti, quindi brava, brava Beatrice, non sapevamo che fossi anche una bravissima cuoca. E noi andiamo avanti con la ricetta, con le zeppole, con le acciughe. Sì. E quindi l'impasto è pronto, abbiamo aggiunto il vino riscaldato ma raffreddato. Tiepido. Per tiepido. E siamo pronti? Sì. Andiamo ai fornelli? Certo. Prendiamo tutto? Sì. Don Domenico, perché ti porti questa ciotola col vino? Per fare le zeppole, ci bagniamo le mani. Ti devi bagnare le mani nel vino, Don Domenico. Proprio qui si tratta di astuzie da cucina, segreti da cucina spettacolari, eh? Allora, io ti metto le alici. Allora, quindi si bagnano le mani nel vino, eh? E anche questa è una cosa di alto livello, perché io me le sarei bagnate nell'acqua, Don Domenico, invece loro no, nel vino, quello vino un po' riscaldato, un po' intiepidito. Che stai facendo? Le arroto, ci arrotolo l'acciuga dentro. Quindi hai preso un po' di impasto, ci hai messo un'acciuga dentro e le arrotoli. Sì.
e poi le mettiamo direttamente nell'olio caldo, olio di semi, no? Sì. Ma chi le fa di solito a casa vostra queste zeppole? Lei è la mamma. Con mia mamma. Ah, che quindi è tua suocera. Sì. Quindi la ricetta è della famiglia Cilento, diciamo, giusto? Il segreto è proprio il vino bianco con il rosmarino, perché il vino prende l'aroma. Che è una novità, non la conoscevo questa del vino bianco e rosmarino. Mia nonna, la mamma di mia mamma, le faceva così. Le aveva inventata lei questa cosa. Quindi lo devo dire anche al mio paese, perché da noi pure si fanno le famose mazzabotte, come avevo detto, Don Domenico, io ci tengo a chiamarle mazzabotte, e voi invece le mangiate, come si chiamano a Roma e in Veneto? Da noi non si chiamano, si mangiano. ma anche da noi però, anche forse frittelle, forse frittarelle. Basta che si mangiano. E allora, friggiamo queste zeppole e le scoliamo su un piatto con carta assorbente e il rosmarino, in modo che rimanga questo bel profumo. Certo, questa non è l'unica ricetta che ci preparate, No. Quanti no. ce ne avete in riservo per noi? Non ce lo dite, non ce lo dite. Ci vediamo qui tra pochissimi minuti. Eccoci qui, noi stiamo ancora facendo le zeppole con le acciughe, ma come si fa a non finire tutto il pasto? Adesso le sta facendo Rita, guardate. Sì, sì. Però, come l'ha fatta Rossella? L'ha fatta bene? Le acciughe sono più lunghe. Lei le fa più lunghe, tu le fai più corte, più secche. Ah, come... no, quello è segreto, è non far attorcigliare la lici dentro. Non deve uscire fuori. Deve rimanere dentro. Ma senti, e te chi ti ha insegnato a fare queste zeppole? Lei e la mamma, tua suocera? Sì. Sì? Sì. Ha imparato bene però, eh? Beh, sì. Sì, quando le fate però chi è che sta al fornello a fare le zeppole? Io e mia mamma. Tu non le io fai proprio, tu le dite. Lei mangia. Le fai, dillo. No, io poi vedo se sono cotte. Don Domenico, cioè in ogni famiglia ci sono momenti... ci sono alti, delle discussioni bassi, così succede sempre. Ecco, l'importante è che quando succede con qualche cosa si ha il coraggio di perdonarsi, no? Ecco. Chiedere perdono all'uno all'altro, che è una cosa molto difficile, no? Perché bravo. Siamo tutti ambiziosi, ognuno non vuole mai sottomettersi agli altri, però diciamo la nostra religione dice che chi è più cristiano deve fare il primo passo, no? E quindi tutti Dobbiamo sempre essere disposti al perdono, che è una delle cose più grandi che noi abbiamo. Bene. Allora, io direi che le zeppole sono pronte, sì. Quindi scoliamole tutte, le lasciamo qui, Don Domenico, anzi ce le portiamo di là, tenendole bene sott'occhio, prima che giungano tra le grinfie dei nostri assaggiatori, anche perché sono parecchie, se spariscono queste zeppole, Don Domenico, faccio una tragedia, già ve lo dico. Vabbè, ma diamocene due subito, così non ci pensiamo io più. Io me le porto, non si sa mai. Le mettiamo qua, ecco, perché noi vogliamo iniziare subito una seconda ricetta. Una ricetta sempre di quelle tradizionali, sì. Ricetta antica, buonissima, e stiamo parlando di? La scarola. La scarola come? Imbuttonata. Ma diciamo imbuttonata, la scarola imbuttonata, si chiama così, la scarola, quella che si fa in campagna, la scarola imbottita, ovvero in dialetto imbuttonata, e noi diciamo imbuttonata. E allora vi do subito gli ingredienti, preparate la scarola anche voi. Vi occorrono 2 scarole a foglia lunga, 250 g di ricotta fresca, 100 g di riso per minestre, 2 uova, del salame tagliato a dadini, formaggio grattugiato, sale e pepe. Allora, il ripieno come lo facciamo? Prendiamo la ricotta. Quindi la ricotta, 250 g di ricotta fresca. Noi ne mettiamo di meno perché è una sola, ecco. Quindi noi stiamo facendo la 2 scarole. Di solito come si servono a tavola queste scarole? Una per una? Sì. Ma voi lo fate come primo piatto? Primo piatto. Sì, un primo piatto. Il riso crudo. Ci mettiamo il riso, crudo. Sì. Il riso crudo. Per minestre è crudo. Crudo. Il salame lo salame, tagliamo. Salame, ti do un coltello per tagliare il salame, che deve essere a cubetti piccolini. Sì, più piccolo.
Posso e aggiungere poi, l'uovo? Ecco, come sì. No. E aggiungiamo, questo posso togliere, e aggiungiamo le uova, un uovo in questo caso. Sì, quindi per due scarole sono due uova. Un po' di formaggio. Poi il formaggio grattugiato, sale e pepe. Sale sta qui, il pepe ci pensa Don Domenico. Quindi questo è il ripieno. In realtà questo ripieno può anche cambiare, ci si può mettere un po' di tutto. Sì, sì, come uno preferisce. Voi le fate così di solito? Sì, noi le facciamo col riso. È una ricetta antica questa, sì, tradizionale. Io la faccio, la fa mia mamma. Sì, questa è quella che cucina in questa, sì, casa praticamente, è tua mamma. Cioè tua suocera, come si chiama questa signora? Dora. Dora, ma dovevi venire tu a cucinare? E cioè, allora, sì, qua ci manca l'altra cognata, la suocera, ci manca un sacco di gente. La prossima volta dovete arrivare più affollate. Quindi sempre un po' di parmigiano. I signori assaggiatori le conoscono le scarole imbottonate? Che dice, va bene? No. Sì. Carlo, che ti perdi, che ti perdi. Vorrà dire che questa sarà la prima volta che l'assaggio, quindi benissimo. Un vero assaggio. E Anna Maria? Io conosco la scarola, però quella fatta ripassata. Così? Così. No, ma quella bottonata, quella, questa, no. Questa è proprio speciale, proprio tipica della Campania, vero? Sì. E guardate insomma che piatto che esce fuori, quindi guardate bene come si fa, eh? Si apre la scarola dopo averla ovviamente pulita, lavata e tutto il resto, e poi si riempie con il composto che abbiamo, sì, creato. Poi si chiude. Si chiude, prendo dello spago. Sì, questa è un po' corta. Ci voleva a foglia lunga comunque. Quindi questa non è proprio a foglia lunga. No. Don Domè, pure voi, dico, ma voi siete tornato dall'orto, ma non ci stava una scarola a foglia lunga? Non me l'hanno spiegato, perché di scarole ce ne stanno tanti tipi. E lo so, ne portavate due tipi, invece no, lo scarola a foglia corta. Questo è il piatto preferito di mio figlio. Ah. Infatti, mo che vado a casa ti faccio vedere, l'hai fatto in televisione, non l'hai fatto a casa? E non l'hai fatto. E quanti figli hai, Rita? Due. Due figli, quanti anni hanno? 25 e 20. Erika di 20 e Angelo di 25. Erika e Angelo, Angelo, sì, e Erika. E guardiamo le foto di questa bella famiglia insieme a tuo marito che si chiama? Qua, qua. Pasquale. Tagliamo qua. Ah già, Pasquale è il fratello suo. Sì, sì, sì. E quindi no. Noi forse allora non abbiamo nominato il tuo di marito. Come si chiama? Claudio. Claudio. E i tuoi figli? Laura e Giulia. Laura 11 anni e Giulia 8 anni. E guardiamo anche le foto di quest'altra bellissima famiglia, come sono carine queste due bambine. Belle, belle famiglie. Allora? Adesso la mettiamo in pentola. Andiamo. Dell'acqua. Andiamola a mettere in pentola. Quindi c'è l'acqua che sta già bollendo. Non deve essere, non la deve coprire, giusto un pochino in fondo. No, va bene così. Mettiamo sale e olio. Sale e olio. Vado? Sì, sì, sì. Sopra pure? Sì, sì, va bene. Così. Grosso o il fine? No, è indifferente. Indifferente. Ecco qua. Signori assaggiatori. Prego. Vi sono arrivate le zeppole? Sì, grazie al buon cuore della talpa. Calde calde. Mezza zeppola. Mezza. Diciamo, cioè, non possiamo dire nulla, mezza zeppola si può fare. Sì, sì, calda calda. Calda calda, sì, io pensavo che sparisse tutto il piatto. Mezza zeppola, oggi diciamo che la talpa è stata clemente. Sì, nei nostri non confronti. Non so se si chiama clemente. C'è un profumo di rosmarino qui. Sì, ragazze, siete state bravissime. Sì, sì. Mamma mia. Dai. E hanno fatto già anche un'altra ricetta, ma siete eccezionali. Perché adesso questa deve cuocere per quanto tempo? Almeno mezz'ora. Una mezz'oretta. E allora lasciamola cuocere e torniamo di qua. Sparacchiamo tutto, sparecchiamo tutto. Ormai Don Domenico non usiamo nemmeno più l'italiano in questa cucina. Cioè, sbaracchiamo, sparacchiamo, sparecchiamo. Perché iniziamo un'altra ricetta. E questa volta facciamo un dolce tipico del Cilento. Dei biscotti che non dimenticherete facilmente. Stiamo parlando? Dei biscotti cilentani. Ecco gli ingredienti per farli insieme a noi.
Procuratevi 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 50 g di olio extravergine d'oliva, 50 g di sugna, 3 uova, 20 g di ammoniaca, 70 g di latte, un cucchiaino di bicarbonato, del limone grattugiato e 200 g di mandorle non pelate. Da che cosa iniziamo? Dalla farina. La farina, 500 g di farina. Noi facciamo come al solito metà dose, quindi voi fatela più abbondante. E poi che cosa fai? Io sciolgo l'ammoniaca, una cosa per volta. L'ammoniaca con il latte. Quindi l'ammoniaca, 20 g di ammoniaca, li sciogliamo in un po' di latte. E mettiamo il bicarbonato. Allora, questo è insomma un po' il lievito di una volta. Sì. Perché questi biscotti, la ricetta è una ricetta antica, quindi una ricetta che si faceva un tempo. Sì. Questa ricetta da chi viene adesso? Non mi dite pure questa dalla signora Dora? Di Dora? No, questa è una ricetta che è a Rita. Ah, questa viene dalla parte di Rita, questa ricetta qua. Prendiamo l'olio. L'olio, 50 grammi di olio extravergine d'oliva e l'immancabile sugna, 50 grammi. Che, come vedete, Don Domenico, in tutte le ricette di una volta non manca mai. Anche perché in tutte le famiglie c'era, no? Quindi sì, ecco, si trovava a buon mercato. Certo. E chi non ce l'aveva, basta che andava dal vicino, l'avrebbe trovata facilmente. Infatti. Allora, mentre finiamo di impastare questo bel composto, Don Domenico, perché si va, deve essere ben impastato, aggiungiamo anche le mandorle. Buttiamoci anche le mandorle e andiamo a vedere quale ricetta sta preparando invece Fabiola. Eccomi anche oggi in cucina, in compagnia del giovanissimo chef Simone Patalano del ristorante Vinsanto, che sta cucinando, sta veramente preparando qualcosa con la carne, cioè? Sì, stiamo preparando un tris di tartare, abbiamo utilizzato dello scamone e abbiamo lasciato marinare per 12 ore con olio di sale e pepe. Per dargli sapore, quindi? Esatto. E creare questa base, esatto, per la tartare, che farà in tre modi diversi. Ora vedo che stai, esatto, impiattando usando un coppa pasta. Sì, ovviamente. Utilizziamo su una cialda di parmigiano, però? Cialda di parmigiano, rucola e basilico. E un po' di pomodoro che abbiamo sbollentato precedentemente per togliergli un po' di acidità. Ah, molto interessante. E viene una sorta, è a strati, quindi? Esatto. Perfetto, aggiungi altra carne sopra. Ah, è la prima, è quasi pronta. Okay. È la prima, è pronta. Impiatti sempre usando il coppa pasta. Quindi la base è sempre la stessa. Sempre carne, quella marinata. Poi aggiungiamo dell'avocado che abbiamo sempre marinato con lime e menta 12 ore. E qui c'è il tocco di colore, ovviamente, del frutto. Esatto, ovviamente. E anche un po' di freschezza, proprio perché con l'avocado riprende un po' la freschezza della frutta. Perfetto. E anche la seconda è pronta. Aggiungi qualche fogliolina di menta. Molto carino. La terza, a questo punto, invece, come la prepari? La terza è carne, mela e cannella. Ah, mela e cannella. Un sapore che mi ricorda più il dolce. Esatto, per finire con un po' di freschezza, ovviamente si parte dalla prima, mangiando la prima, la seconda e infine la terza. Certo, perché bisogna rispettare quindi un ordine, esatto, nel gusto. Beh, molto interessante. Mela e cannella, devo dire che non vedo l'ora di assaggiare. Mi hai incuriosita, sì. Una fettina di mela, anzi due, per dare anche un tocco artistico. Io intanto ti sposto questa. E il piatto è pronto! Esatto. E quindi io sono pronta ovviamente per assaggiare. Sì. Ma intanto vi saluto, vi salutiamo. Grazie. Ciao, ciao! Ma che ricetta originale, che bravo chef, bravi, bravi, guardate un po' intanto. Ci vuole un altro po' di farina. Mi va bene così. Loro due, mentre andava la clip, stavano litigando, ma non potete immaginare, ci va più farina, no, ci va meno farina, la ricetta è mia, non la ricetta è tua, vero Don Domenico?
Insomma, la ricetta questa è di Rita. Okay. Quindi ci va o non ci va questa farina in più? No, questa la faccio io, va bene così. Ha detto di no, perché sennò si arrabbia pure. C'ha un bel piglio. Ha detto di no. Non parlo più. E guarda lì come la fa velocemente. Perché adesso, dopo aver impastato tutto in una ciotola, devi lavorarla sulla spianatoia e creare dei filoncini, vero? Vogliamo togliere Don Domenico la ciotola così? Ecco, questi filoncini, facci vedere, si fanno dei filoncini piccolini. Io ho capito quali biscotti sono dei biscotti eccezionali che si comprano ancora nelle buste trasparenti dai fornai, vero? Almeno nel paese mio è così, Don Domenico, anche da voi, signori assaggiatori, quando andate da quegli alimentari di una volta nei paesini, i biscotti messi nelle buste trasparenti, si sente proprio la fragranza. È come casa. Come a casa. Questi sono quei biscotti lì, quindi vedete che li potete rifare tranquillamente in pochissimo tempo. Bene, quattro filoncini. Vabbè, adesso ci mettiamo anche questo piccolo. Eh sì, non buttiamo niente. E poi dobbiamo infornarli. Sì. Che temperatura e per quanto tempo? 180, 20 minuti. 180, 20 minuti. Cioè, se mettiamo questo impasto in mano a Rita, penso che ne sforna tipo 500 in 10 minuti. E allora, quindi adesso la ricetta certamente non è finita qua, però ripassiamo insieme i passaggi di tutto quello che abbiamo fatto finora. Per le zeppole con le acciughe, impastate le due farine con l'acqua, il lievito, un po' di sale, ottenete un bel composto e lasciatelo lievitare. Fate bollire il vino bianco con dei rametti di rosmarino e una volta raffreddato, usatelo per ammorbidire il composto. Lasciatelo riposare un po', poi create delle zeppole e incorporatevi dentro le acciughe. Friggete le zeppole in abbondante olio bollente e scolatele su carta assorbente. Per la scarola imbottonata, pulite la scarola e allargatela. In una ciotola schiacciate la ricotta con la forchetta. Unite il riso, le uova, il formaggio, il salame a dadini e mescolate tutto. Versate il ripieno nella scarola e legate le foglie all'estremità con uno spago. Fate bollire un po' di acqua con olio e sale. Immergetevi la scarola e lasciatela cuocere il tempo necessario. Per i biscotti cilentani fate la fontana con la farina. Unite lo zucchero, il bicarbonato, ammoniaca, l'olio, la sugna, le uova, il limone grattugiato, mandorle e impastate. Formate dei bastoncini. Adagiateli su una teglia ricoperta da carta forno e cuoceteli in forno a 180 gradi per 20 minuti. E poi, prima di farvi vedere come si ottengono i biscotti cilentani, perché non sono questi i biscotti, ascoltiamo il pensiero di Don Domenico. Santa Teresa di Calcutta, sorrisi e tenerezze. Parla con tenerezza, lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. Tenerezza, gentilezza, calore. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo pensiero è che Madre Teresa dice che il nostro sorriso deve essere allegro. Perché i sorrisi non sono tutti uguali. A noi alle volte ci sembra, ma voi pensate, per esempio, il sorriso allegro è completamente diverso da un sorriso sarcastico, no? E quindi, ecco, pensiamo anche quando noi stiamo sorridendo, perché anche con il sorriso noi parliamo agli altri. Che bello! E allora, con il sorriso concludiamo questa ricetta. Come vedete, questi sono i filoncini già pronti, già cotti. E adesso vanno tagliati. Facci vedere, Rita. In realtà andrebbero tagliati appena tolti dal forno, giusto? Sì, tiepidi. Giusto, tiepidi, perché così rimangono morbidi. Spiegateci bene come devono essere. Sì, perché si rompono meno appena... Si rompono di meno, quindi li togliete dal forno e li tagliate subito, quindi in sbieco, così sì, insomma. E li mettiamo a tostare di nuovo in forno. Di nuovo in una teglia a tostare per quanto tempo?
10 minuti. Oddio, anche di più. 10 perché dipende. Devono proprio bene, diventare certo, croccantini, friabili. Sì. Rossella, intanto sì, tu vieni con me mentre lei finisce di tagliare il biscotto, perché noi dobbiamo invece togliere la scarola. Ecco, la levo? Sì, sì. Ecco, qui la scarola, ecco, bene. Si deve togliere lo spago? Sì. Allora, andiamo di qua, vieni, vieni. Ti prendo delle forbici. Tagliamo la scarola, ecco. Sì, basta così, Rita, così. Adesso facciamo vedere, questi li mettiamo già in forno. E questa è la scarola imbuttonata. Imbuttonata, secondo me, imbuttonata. Ecco qui, guardate che meraviglia, soprattutto che bontà, a questo punto il riso si è cotto. Sì. Questi li inforniamo di nuovo, abbiamo detto, per farli tostare per una decina di minuti. Sì. E io vi prendo i biscotti pronti, signori assaggiatori. Come mai non sono giunti sulla vostra tavola per intingervi nel caffè? Questi sono talmente buoni che la ricetta la conserverete sempre. Natale, purtroppo solo perché io posso anche venirli a prenderli, non è che ho... Dondomè, fate la cortesia, lanciategliene due. Su, grazie, ma la finiamo con un buon caffè. Ma sì, gli abbiamo dato mezza zeppola, il biscotto ci vuole. Grazie. Il biscotto cilentano ci vuole per un buon caffè con i nostri assaggiatori. E allora, grazie Don Domenico, grazie a queste due simpatiche cognate, Rita e Rossella. Salutiamo tutti gli abitanti di San Mauro Cilento che sicuramente ci stanno guardando e se ne stanno ridendo delle belle, no? Ha fatto bene, ha fatto male. Loro due sono bravissime e grazie a tutti voi. Alla prossima ricetta. Arrivederci.